Alice Cioppi. Un nome peggio di questo non lo potevi trovare. Ma ti lamenti pure. Io già ti sto facendo troppi favori, spetta. L'altra volta ti ho procurato la pistola, stavolta i documenti. Quella pistola te l'ho già detto, te la devi dimenticare. E adesso di favore me ne devi fare pure un altro, passami il cellulare, no? Pure. Camilla, sono io. Aspettami fuori al motel. Arrivo subito. Tu e Camilla oggi vi siete fatti una bella passeggiata sotto al sole, per questo vi siete chiamati. Ma è buono almeno, sta Camilla. Così mi faccio bello con gli amici. Oh, ma mica rischio la pelle, rispetto. No. Stai tranquillo tu, no? Continuavamo sempre. Non andavamo mai d'accordo. Su niente. Nessuno dovrebbe chiedere a un uomo di ammazzare suo fratello. Solo un infame uccide il sangue del suo sangue. E allora rendigli giustizia, no? Dimmi chi ha dato l'ordine di ucciderlo. Ma solo c'hai ragione. Io continuo a non avercelo il coraggio per parlare, vi dà. Questi ti hanno ammazzato tuo fratello, continui a proteggerlo. Io sto solo cercando di proteggere me stesso. E se non mi vuoi dire il mandante, dimmi almeno chi l'ha ucciso. Sto pregando, un attimo. Voglio costare alla fastidio. Un momento. Non mi interessi né tu né le tue cose. Sparisci. Oh no, un momento, aspettate. Prima guardate qua. Sei stato tu? No, no, giuro, non sono stato. Io ve l'ho solo riportato. Ho visto che stavate parlando con quelle femmine e ho pensato che erano persone vostre. Ho sbagliato, non lo so. Poi sono andato da quei due che hanno sgarrato. E ci ho fatto capire chi è che comanda nel quartiere. Ah, sì? E chi comanda? Tu? No, non mi permetterei mai. Qua l'unico che comanda siete voi. Ah, sono io? E questo chi l'ha deciso? Tu? Tu non sei nessuno. Non esisti. Nonno, ma non ci sto solamente io. Qua ci sta un sacco di persone che, come me, aspettano solo i vostri ordini. Il capo siete voi. Ripigliatevi il posto vostro. L'hai portata? Sì. È pulita, sì. Sta manca sana che esiste.